Sono passati un po' di anni, venivamo qui a vedere il presepe della chiesa di Montepaone Lido con il suo artefice principale, anche se si avvale di tante collaborazioni, Pino Gullà. Venivamo con un caro amico Pino, e lo ricordiamo con affetto, Antonio Siciliano, due persone che hanno condiviso con noi questa magnificenza. Adesso a te Pino, cosa è cambiato, cosa hai voluto fare, cosa hai voluto aggiungere? Allora, cambiato, diciamo che ogni anno cambiamo sempre, perché sennò non vale il discorso. Ci piace lavorare e fare cose nuove. Il materiale, diciamo, è sempre lo stesso. Innovazione è che ogni anno vogliamo mostrare paesaggi diversi, scorci diversi, mantenendo sempre lo stesso stile, che è quello orientale. Quanto tempo ci è voluto per realizzarlo? Beh, abbiamo iniziato ai primi di novembre. Abbiamo iniziato, poteva durare di più nel tempo, perché gli altri anni io lavoravo, quindi ero più impegnato. Quest'anno sono in pensione. Sei più libero. E quindi dalle 9 in poi io potevo venire qua a lavorare e fare quello che volevo. Quindi come i pensionati che vanno a vedere i lavori, ma i pensionati che vanno a farlo. Ecco. Quindi diciamo che il tempo è stato sempre lo stesso, però ci abbiamo messo più cura. In effetti, per molti questo è uno dei più belli che hanno visto. Sì, effettivamente. Noi poi andiamo nei particolari, magari adesso il nostro operatore Luca va a vedere nei particolari. Qual è la cosa che ti entusiasma di più di questo presepe? Se non avessi entusiasmo non riuscirei a fare queste cose. Io quando inizio a fare il presepe è la prima qualità che voglio sempre esprimere, che è proprio questa. Cioè, per me c'è l'entusiasmo, se no non farei queste cose. Passione e poi impegno. E poi è la cosa che amo di più, perché nel senso questa è una cosa che io ormai vivo da parecchi anni, da quando avevo 10 anni, che ero ragazzino, e il vecchio prete d'allora nella mia parrocchia mi disse: Pino, vieni che stasera facciamo il presepe. E quello è stato il mio primo presepe in un metro quadrato, non sapevo fare altro. Allora, prima di andare nei particolari facciamoci una camminata, vediamo sì. Un pochettino insieme questo presepe, poi eventualmente Luca, dicevo, si va a vedere i particolari. Ecco, noi già qui c'è la grotta, ma in fondo, come dicevi tu, si vede giustamente Betlemme. Sì. È un paesaggio bellissimo, l'ho voluto avvicinare di più alla grotta. In effetti si vede benissimo, ho rispecchiato di più le proporzioni. Quest'anno ho voluto riproporre una grotta, uno scorcio di grotta di Rudere con un muro rotto. Diciamo che sono le famose grotte del Medio Oriente. Sì. La prima volta che ho fatto una cosa del genere c'è stata la visita di Monsignor Giliberti e mi disse che la stessa cosa l'aveva visto quando lui è andato in Terra Santa. Qua invece ho riproposto uno scorcio, un laghetto con un porticciolo, un piccolo laghetto, si vede, ci sono le barche, i mercati. Niente. La cosa che mi colpisce particolarmente, tu hai voluto fare, vuoi sempre fare, personaggi tradizionali. Non siamo come a San Gregorio Armeno, dove ci sono ormai ci sono anche le statuine di un po' di tutti. Sì, tu invece ti mantieni sempre sulle tradizionali. Sì. No, effettivamente diciamo che se guardiamo i personaggi sono quelli vestiti e quelli proprio orientali messi lì. Questo per esempio è fatto dalla tradizione nostra. Sull'operaio, sì. È che Don Bernardo vuole sbizzarrirsi qua, ha comprato tanti di quei personaggi che praticamente ne potremmo mettere pure la metà, però li vuole tutti. Ci vogliono tutti i personaggi. Allora, come sempre dicevamo con Pino, la tradizione del presepe di Montepaone è un vanto anche per questa chiesa. Sono venuto pure certe gente soverata, se lagnava che non hanno fatto il presepe. E il vanto perché io mi sono cresciuto, tu sai, con Don Bruno, come con Sant'Opolo, quindi si faceva il presepe tradizionale. Adesso i giovani preti non hanno né arte né cultura del presepe, capito? Comprano la nascita
lunga 1,20, buttano paglia sull'altare, mettono con la nascita. Ma il presepe tradizionale, di questo. Il presepe deve dare un messaggio particolarmente ai giovani, a noi anziani, ai bambini. E il messaggio sempre della bontà, della pace, capito? Della misericordia, capito? È il messaggio del Natale, che non è il Natale gaudente, panettone, quello che volete. Come fa uno a dire la notte del Natale, buon Natale, senza venire ad ascoltare la messa? No, veglia il giorno di Natale, capito? Buono significa la bontà, la cosa, buon Natale. Natale significa il giorno del Signore. Voi tenete sempre aperto qui per far venire le persone a visitarlo? Apre dalle 9 fino alle 7 di sera. E quindi, finché ci sono io, guarda che in questo presepe ci sono circa 20.000 euro di pastori, perché non abbiamo messo 8 pastori grandi, quelli di 50 centimetri, perché non lo prevedeva qua il presepe che hanno fatto. Alcune l'abbiamo messa ritirata da noi. Noi abbiamo fatto una carrellata, abbiamo parlato un pochettino, adesso magari prenderemo qualche particolare, però davvero vi invito a venire a vederlo, perché è davvero uno spettacolo.